Ciao bambini! Oggi scopriamo insieme una cosa che tutti vediamo al mare, ma che pochi conoscono davvero: come si formano le onde. Siete pronti per un viaggio dentro l'acqua e il vento? Le onde non si formano perché il fondo del mare è strano o ha dei solchi, ma perché il vento soffia sull'acqua. Quando il vento tocca la superficie del mare, crea delle piccole increspature, un po' come quando soffi su una tazza di tè e vedi l'acqua muoversi. Se il vento continua a soffiare, dà sempre più energia all'acqua e le increspature diventano onde vere. Una volta che si formano, le onde possono viaggiare per tantissimi chilometri. Ma attenzione! L'acqua non si sposta davvero, è l'energia del vento che si muove dentro l'acqua. Un po' come quando scuoti una corda. La corda non si sposta, ma il movimento passa da una parte all'altra. Quando le onde si avvicinano alla riva, qualcosa cambia. Il fondo del mare è sempre più basso e allora la parte sotto dell'onda tocca il fondale e rallenta. Ma la parte sopra continua a muoversi e così l'onda si alza, si piega e alla fine si infrange. E boom! Ecco perché le onde si rompono vicino alla spiaggia. Oggi abbiamo imparato quindi che le onde si formano quando il vento soffia sull'acqua, trasportano energia, non acqua, quando arrivano vicino alla spiaggia si alzano e si infrangono perché toccano il fondo del mare. Adesso, la prossima volta che sarai al mare, potrai dire: io so come si formano le onde! Se questo video ti è piaciuto, lasciami un like o iscriviti al canale. Ciao, alla prossima!